Amiche ed amici del Calciotto, buonasera e benvenuti all'Atletico 2000, dove stanno per scendere in campo, anzi sono già scese in campo, fra la Fraschetta del Pesce e l'Audace Savoia per l'ottava giornata della Serie A. Entrambe appollaiate a metà classifica, vogliono avvicinarsi alle prime e allontanarsi dalle ultime. Un saluto da Riccardo Giannotta. Valentini rischia di perdere il pallone, infatti così è, prova a girarsi e andare alla conclusione col mancino. Il giocatore maglia numero 7 del Fraschetta del Pesce, Danilo Vittozzi, è il suo, il primo squillo del match. Buono il lancio per il giocatore maglia numero 4, che in area di rigore realizza il gol dell'1-0, porta in vantaggio l'Audace Savoia all'improvviso, la formazione in maglia rossa. La rincorsa di Rossi pesca proprio la barriera, un'altra opportunità, il numero 8 con il destro sicuramente più interessante del primo, che si spegne sul barriera, stavolta in area di rigore. Stante. Valentini, pallone che filtra per Rossi, a spasso del numero 8, rientra sul destro, lo prova Rossi. Arriva adesso il duplice fischio qui alla Tecnico 2000, che sancisce la fine del primo tempo, la fine dei primi 25 minuti di gioco, con il risultato di 1-1 al vantaggio di Ippoliti. Ha risposto lo stesso Audace Savoia con il retropassaggio che Tintori non è riuscito a intercettare. Anzi no, Valentini sul pressing De Santis, buona la finta del giocatore mai numero 11, il cross dentro che diventa quasi un tiro. Commesso fallo Onorati, rimane a terra Paoletti. Un compagno di squadra, Rita. Paschetto, bella, bello stop per portarsi il pallone sul destro. Poi troppo centrale la conclusione, interviene Paoletti. Sponda per De Santis, il suo tiro diventa un invito per il compagno di squadra che si gira in area e realizza il gol del 2-1. Si tratta di Federico Musumecica al minuto di gioco numero 16 del secondo tempo, ribalta completamente il risultato, 2-1 per i ragazzi in maglia azzurra. Che rimette subito in movimento i suoi, in particolare Garufi, controlla con il destro Garufi e poi sulla respinta di Tintori arriva il 3-1 della Fraschetta del Pesce, che va addirittura sul più 2, momento positivo sfruttato al massimo dai ragazzi in maglia azzurra, la doppietta da parte di Federico Musumeci. Riparte l'Audace, rischia però di perdere il pallone Razvara, infatti così è, Musumeci ha l'opportunità di chiudere definitivamente il match e realizzare il terzo gol della sua partita personale, 4-1 per la Fraschetta del Pesce, tripletta per l'attaccante del Fraschetta del Pesce. L'arbitro ha il fischietto in bocca, arriva il triplice fischio, arriva una grande vittoria per la Fraschetta del Pesce maturata nel secondo tempo, finisce 4-1 qui all'Atletico 2000, tre punti importantissimi per la squadra in maglia azzurra.